Buongiorno e buona domenica a tutti voi, amici miei. Iniziamo i vostri messaggi con una bigiolica di Ciro Costantini che non finirò di leggere. Scusate, direttore e direttrice delle riprese, ci avete decantato e mostrato quella specie di, chiamiamole, opere d'arte di Guido Monaco, l'inventore delle note musicali. Neanche il basamento avete mostrato lui, che sovrasta, domina tutta la piazza, la città. E le due statue della Chimera in Piazza della Repubblica non sono forse meglio di quei quattro? Le statue della Chimera, Ciro, sono due volgari imitazioni che ci ricordano la presa di culo che i fiorentini ci hanno fatto portandocela via. Laura, via via Icastica, era ora di veder scomparire gli orrori, ma di cose migliori da poter fare, sai quante ce ne sono e sarebbero? Mario il tuttofare, dice Carlo e Leo, riferito al Brandini, siete bellissimi, infatti è uno squilibrato il Mario. Siete bellissimi, figure di merda a parte, pur di non farvi più fare i servizi mettono a posto le cose prima. Wow, è vero, cioè quello di Milano l'hai letto, che è stupendo. E Rustia, mercatino internazionale, che la retini di molti erano gonzi se sapiva, ma vi riappigliallo un dupiscia le nane me parrebbe da stupetti. Mentre Rosandra dice, Jacopino, grazie per il bellissimo ricordo, troppo bello, sempre di Jacopo, dice Maurizio. Mentre sulla cena della vittoria Ciro dice, Leo, i colori di Santo Spirito ti donano, ma li ho messi così per caso, ero capitato così. A proposito di igiene, Marchino dice una cosa molto carina, vorrei fare una piccola osservazione in merito al mercatissimo. Qualcuno mi dovrebbe spiegare se l'ufficio di igiene ha fatto dei controlli nei banchi, negli stand, per il rispetto delle elementari norme di igiene, ma non lo fanno, Marchino, perché quelli dei banchini, delle sagre, non hanno queste rotture di coglioni come hanno i commercianti normali. Nadia, la Margherita del Pulito, la lavanderia migliore di Arezzo. Bravo Andrea, questa è la parente, o gliene dà, o è la sua amante. Daniela, Leonardo, sei un cacciatore? Se tu sei preda, sì. E Rustia, un'altra volta, a proposito di igiene dei mercatini, bravo M, che sarebbe Marchino. Ah no, bravo Marchino. Dignene te, magonzi che sono l'aretini, dignene te. Basta non ci andare, io non ci vado, per esempio, no? La famiglia Falzini, questi addirittura scrivono in famiglia, Franceschi, Leonardo Franceschi al Parlamento, questo sì che sarebbe una botta di culo, pensaci, il mio voto è assicurato, ci farò un pensierino. Paola, no, troppo lungo, basta. Paola Bindi sui Cignali ha detto che conosce questa signora Maura e che tanto non ci importa la sega. Carlo Brandini Dini, fenomeno. Ciao, vi scrivo dalla provincia di Milano, mi diverto tantissimo a seguirvi. Il top è il video di Brandini Dini e la sua fontana di Piazza San Michele, da scompisciarsi, continuo a vederlo, fenomeni. Grazie, sono così concluse le vostre. Ovviamente mi dispiace per Paola che non ho letto, però io, se Paola, se è no, finita e basta. Dice, sei gelosa, te sei gelosa, perché basta. A Paola non ho letto, ma se vuoi venire a letto, si dorme insieme, te la leggo a letto. Ho letto a letto.